chase a rhythm and rush these days. A mio parere, diciamo, la cosa più romantica che hanno potuto condividere, a parere di chi parla, è la normalità, la quotidianità, il giorno a giorno di una persona che si intreccia, si incastra e si integra con la vita di ogni giorno dell'altra persona, andando a creare e formarne un'altra. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. Dieci minuti, vado a fare le fune e mezzo. Anche se. Look into the sun as a to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of del sindaco e di tutta la collettività, in veste di ufficiale dello Stato civile del comune di Ancona, porgo il saluto alla sposa Chiara Sgubbi, allo sposo Alessio Papini
ai testimoni e a tutti gli intervenuti. Grazie. Beh, ci troviamo oggi in un luogo molto particolare, lo conoscete tutti, l'Hotel La Fonte, a due passi dal mare, non più invece a due passi da un'altra struttura ricettiva che ha cambiato un po' per sempre la vita degli sposini qua oggi. È il campeggio di Portonovo, dove che Alessio soleva frequentare, anche un pomeriggio di 12 anni fa, quando, ignaro di quello che sarebbe successo, ha incontrato per caso la sposa, che non aveva niente da fare quel pomeriggio probabilmente, e si sono beccati qua in piscina, nel senso, ciao, piacere, queste cose così. In realtà per me è sempre molto molto bello provare a pensare se quel giorno fosse piovuto, ci fosse stato traffico, insomma se i due non si fossero incontrati, che vita sarebbe stata? Sarebbe stata meglio, sarebbe stata peggio? In realtà la risposta è che in realtà non importa, perché non è tanto importante quell'incontro, perché nel senso chissà quante persone si incontrano ogni mese nuove, ma è che quell'incontro si è trasformato, diciamo, in un incastro perfetto, diciamo, permettetemi questa poesia, è la prima pagina di un libro che continuano a scrivere, diciamo, da 12 anni, ovvero quella è la cosa più importante, il fatto che fosse l'incontro perfetto. In realtà adesso con Chiara e Alessio qua davanti sembra impossibile pensare uno scenario alternativo. I maggiori passi più importanti della vita li hanno fatti insieme, sia pratici, sia di crescita personale, influenzata, diciamo, dalle esperienze reciproche. Chiara e Alessio oggi stanno prendendo, diciamo, una sorta di treno che non si sa dove andrà esattamente, ma non importa. Non importa, perché alla fine sono, come adesso, seduti uno a fianco all'altro e guardano dal finestrino, diciamo, su cui scorre la vita, diciamo, ok? Uno vicino all'altro. In realtà la prima fermata già l'hanno fatta e si chiamava imparare ad amare ed essere amati. E vi dico cosa c'era in quella stazione. C'era il fatto di essere se stessi, veri, reali, senza alcuna di quelle maschere che quotidianamente indossiamo. Solo con la persona che amiamo siamo realmente noi stessi, e anzi è vero anche il contrario. Solo della persona con cui noi siamo noi stessi noi la amiamo. Questo è palese, diciamo, in Chiara e Alessio. L'una con l'altra sono veri, felici di essere loro stessi e nessun altro, senza scrupoli di essere chi sono, sicuri entrambi dell'amore dell'altro. Ed è per questo, diciamo, che so di per certo che gli sposi di oggi sono così tanto appassionati all'idea di matrimonio, anche al di là di questa cerimonia che è un po' la fermata di oggi. Prima, diciamo, di passare alle formalità di matrimonio, gli sposi intendono scambiarsi un messaggio di amore e testimoniarlo con lo scambio delle fedi. Mi sento la donna più fortunata del mondo, perché a soli 17 anni ho trovato l'uomo della mia vita e il mio amore cresce ogni giorno di più. Con te mi sento protetta e al sicuro. Mi fai ridere e mi fai sentire amata, sempre. Chiara, dal primo momento che ti ho notata ho capito subito che eri tutto quello che avevo sempre sperato. Giuro che da quella volta già sapevo che eri tu. E adesso che siamo qui, dopo 12 anni di fidanzamento, a celebrare la nostra definitiva unione, sono felice di dire che avevamo ragione. Gli sposi uniranno queste due sabbie in questo nuovo vaso a ricordo perenne di questa giornata. Un po' per volte, diversi strati. Chiederò ora ad Alessio e poi a Chiara se intendono sposarsi a vicenda. Signor Alessio Papini, vuole prendere per moglie la qui presente signorina Chiara Sgubbi? Sì, lo voglio.
Signorina Chiara Sgubbi, vuole prendere per marito il qui presente signor Alessio Papini? Sì, lo voglio. I testimoni hanno inteso la risposta affermativa? Sì. Lo voglio. Lo voglio. In seguito alla risposta affermativa, in nome della legge, dichiaro che Alessio Papini e Chiara Sgubbi sono ora uniti in matrimonio. Addosso e l'alba ci illumina, un colore, una sfumatura, i tuoi capelli sul mio volto, e camminiamo insieme con un panino e tapere, e tutte queste montagne come ti stanno bene, e corre, corre, corre sotto i vestiti, e urla e salta e lascia che saperi. Che non so da dove viene e forse non ho un nome,
for peculiarly interested. Possibly that's all is history recorded. Does someone have a tape? Surely I'm a pioneer. Cancellations stay the same. Pensa al dopo, è il momento di mettere in cantiere il frutto dell'amore. C'è due regalare al nipote, altro che storia. E se in tal caso ne scappasse dopo, ci sarebbero più regali.